Siamo nella sede del Centro Studi Aikido Salerno, associazione sportiva salernitana che si occupa della promozione e dello sviluppo dell'Aikido. Aikido è una delle discipline giapponesi tra il panorama delle arti marziali, tra quelle discipline rimaste tradizionali, quella che praticamente ancora ha i valori tramandati dal Giappone. Una disciplina praticamente per tutti, dai giovanissimi a chi si avanza nell'età. Un'attività molto, molto spirituale tra le altre, nello stesso tempo integra di quella che è la marzialità di questa disciplina. Questa sera stiamo praticando, come tutti i giorni nel nostro dojo, per la preparazione del seminario che ci sarà domenica 24, un seminario federale della FILCAM, Federazione Italiana Karate, Judo e Lotta, dove vedrà la partecipazione di alcuni atleti anche provenienti da fuori regione. In qualità di responsabile della federazione come commissione tecnica nazionale e di fiduciario regionale Campania, abbiamo promosso, dopo un po' di fermo praticamente dovuti alla pandemia come tutte le attività sportive, questo primo seminario in Campania, dove principalmente vedrà la promozione di questa attività sia per quanto riguarda la città di Salerno, ma anche per quanto riguarda tutta la regione Campania. Invitiamo chiunque vuole venire soltanto anche a vedere la giornata di domenica 24 aprile, di che cosa si tratta, di che cosa è l'Aikido. Siamo felici di ospitarlo nella struttura del Parco Bostelle di Salerno. Controllo. Yeah.